Buongiorno. Acqua congelata, Stefano, insomma, fai il bagno. Oh. Vai, Stefan. Strike pose. Stefano va solo in acqua, mamma, eh. Sono proprio solo. Fa male. Sono proprio solo lontano. Sto facendo cagnolino. Ah, vedi. Solo con le mani. Solo con le mani, piano piano impara con le mani. Vai vedere tata cagnolino, vai. Bravo. E questo è l'altro cagnolino. Vivante. Cagnolini, cagnolini. Ma qua cagnolini, Un saluto da Terracina. Salve. Angelo, caro amico. Stiamo registrando un po' in giro. Facciamo i cameraman. Facciamo i cameraman. Fa caldo. L'acqua è fredda. Vabbè, è un galliccio. Non so se si vedono dei pesciolini. Dei marmoli piccoli, non so se si vedono. Ecco qua, forse si vede qualcuno. Questi qua arrivano con la sabbia, basta muovere la sabbia e loro vengono qua. Mega cagazzi, basta muoverti un po' e arriva lui. Marmulil Diana che fa l'esploratrice. Ecco, ecco un granchio. Adesso andremo a pesca dei granchi veri. Oi, bente, mi hai fatto il mio male capo stamattina. Facciamo vedere tanto come facciamo il tuffo? Sì, sei pronto? No. Diana, Marco, ciao. Stefano che ci saluta. Cosa sa fa lui? Gli piace fare i tuffi. Siamo pronti? Tata, uno, due, tre. Bravo, sta finendo la batteria, eh. Vuoi sta fare finendo il la batteria. Ma fai vedere tutti come fai nocciare. Veloce, sta finendo la batteria. Ah, e chi se ne un barboncino? Purtroppo. Barboncino che mi mette. Vai da Diana, vai, da Diana, va? Sta affugando, sta morendo. È finita la batteria, ragazzi. Ok. Fino alla prossima batteria. Finita la batteria, caricheremo la batteria e continueremo. Un saluto a tutti. Divertitevi quest'estate con la famiglia un po' strana, diciamo. Oggi il mio vlog non è tanto loquace, perché non ho tanta voglia di parlare, quindi non mi impongo di parlare se non ne ho voglia, quindi la marumbitola. Arrivederci. Stefano che fa i salti. Salti sulle onde. Domani si rientra. Domani rientriamo a Pozzuoli. Rientriamo, è finita la piccola vacanza, diciamo. Vacanza siamo stati a mia sorella, quindi insomma. La vera vacanza andremo noi il 10 luglio in Calabria. Una bellissima offerta speciale da non perdere. 10 giorni là, quindi faremo altri video dalla Calabria. Girando per il campeggio qua ho visto tantissime persone che non sono poi più venute qui in campeggio, perché economicamente non ci si fa più nemmeno ad andare in campeggio, quindi stiamo vivendo un periodo veramente, dobbiamo apprezzare anche un bagno, anche qua un solo bagno al mare. Dobbiamo avere approfittare delle amicizie, approfittare in senso buono, però solo così oggi si possono fare un po' di vacanze, penso. Wow,
diventata dura, il lavoro è quasi un'utopia. Chi ce l'ha deve mantenerlo stretto, chi apre un'attività deve sperare che non chiude in pochissimi mesi, perché lo Stato si mangia tutte le tasse. Chiudi la bocca! E quindi veramente una brutta situazione. Veramente brutta. Moltissimi amici miei sono partiti, sono andati fuori, alcuni a Formentera, alcuni a Londra, altri una zona spagnola, non ricordo il nome, alcuni stanno in Francia, altro mio amico sta in Inghilterra, chissà dove andrò io. Sarebbe bello investire in questi paesi ancora che non sono entrati in Europa, quelli promettono bene, non sono ancora saturi di concorrenza, o almeno il nostro potere economico è più forte, quindi possiamo, il nostro euro potrebbe facilitare gli investimenti. Investire in Italia al momento, quando nemmeno le grandi aziende lo fanno, la Fiat se n'è andata a Belgrado, altre società in Romania, altre società in Slovacchia, aprire tu un'attività tu sei un puglione, bisognerebbe essere puglione veramente, quindi se si vuole fare un investimento andare fuori e farlo fuori, tanto la vita è lo stesso, non cambia niente. C'è Elena che dice che parlo sempre, ma ogni tanto parlo anch'io. Ma gli orecchini miei mancano già così. Ma tu sei scemo veramente? O fai scemo veramente? Perché da fuori sinceramente? Gli orecchini in spiaggia? Non si arrugginiscono quando vanno nel mare. No, dipende, se un orecchino di una certa qualità, diciamo un argento, un oro bianco, non si... Se invece sono quegli orecchini che prendiamo sempre noi sulle bancarelle a 1,30€ orecchini, si arrugginisce pure la orecchia, non solo l'orecchino. Stefano, sei un grande! Ma te voglio sentire parlare calabrese, eh! Quando andiamo in Calabria questo qua deve parlare calabrese! Come si parla calabrese? Nuvoloni neri! Ecco la mamma! La mamma! Guardate il cielo pieno di nuvoloni neri! Sta scassando la telecamera con l'altro! La mamma è la vera proprietaria della famiglia, il focolaio, quella che apparecchia e quella che sparecchia. Quella che cerca un marito. Ah, che cerca un marito. Come ben sapete io non sono sposato. Guardate il cielo, ancora. È tutto pieno di nuvole nere. Quindi vedo che Stefano si attacca al mio costume. Ha avuto un momento. Siamo tre conviventi. Ma è troppo alta l'acqua, Stefano. Troppo alta l'acqua, ragione. Stefano è molto attaccato alla mamma. Ci siamo allontanati troppo. Ma allora si scemo veramente. Ma che significa? Ma non tiene un dombro. Vieni a cadotto, cagapasù. Esci, cagapasù. Esci. Ehi, cagapasù. Vai, fa un tuffo di spontanea volontà o ti butto io. Dio Ciro, Dio Ciro, chiedo pietà. Dio Ciro, chiedo pietà. Perdono. Perdono, Dio Ciro. Sei un grande Dio Ciro. Sei un grande Dio Ciro. Sono iscritta al canale Pazzaluda. Sei iscritta al canale Pazzaluda. Non lo so, è poco controllo. Signore, ti vengo a fuoco da lei. Perdonata, puoi andare al tuo vile. Okay. Piccola pecorella smarrita, vai. Vai, vatta a fuoco. Io non sono una pecora. Ma zitta, sì, una pecora. Okay. Stefanino, sei un grande. Ale, vieni. No, sì, sì. Ben ten col coppo in mano. Ben ten col coppo in mano. Uno scoop. Okay, l'acqua è fredda. Vieni qua. L'acqua fredda, ben ten. Non sopporta l'acqua fredda. Il punto debole di ben ten. Non sopporta l'acqua fredda. Con tutti i superpoteri che hai, non sopporti l'acqua fredda. Vai, vieni qua, costumo. Ben ten ancora fuori dall'acqua. Forza con i superpoteri che hai tu. L'acqua è fredda. Ragazzi, fate qualcosa, appicciate a fuoco, eh. L'acqua è fredda. Che il mare, l'acqua è fredda, guarda là, tre bambini dall'acqua, e se è fredda l'acqua. Vieni.
vieni con zio, vieni. Non facciamo. Bentennichi superpotere, non fa un bagnetto. Ui, devi fare una mossa di bentenne e buttarti nell'acqua subito. Sei pronto? Fredda l'acqua, zio? Sì, adesso si è svegliato. Allora, ah, si è svegliato adesso. Allora mettiti un po' lì, Ho capito, se l'acqua è fredda, però se entri nell'acqua è calda. È fredda, però se entri niente fa calda. Allora, vogliamo provare questo esperimento? Accendo un fuoco, accendo un fuoco, ti butto dentro e fa freddo. Prima prova. E appiccio il forno stasera, lo metto a 300 gradi, ti metto due patate vicino, ti infilo nel forno e ti dice che fa freddo. Ma no, quando esci dall'acqua fa freddo, quando entri invece nell'acqua fa caldo. Basta, Dio, tu mi hai ucciso. 10 giorni in campeggio, tu mi hai agiato un psicologo. Ma non vedi che vento? Ma dove stiamo andando? A Procida. No, siamo andati a destra dagli scogli. Gli scogli stanno a Procida, così, Vabbè. Vengo! Vai, Diana, vai. Tu non vieni a aspettare la barca per tornare a rete. Angelo, che prendi un secchiello d'acqua. Ciao. Come va? Tutto bene? I figli, la gente non fa i figli, hai voluto fare per forza i figli. Ecco Stefano che tra poco inizierà a tremare perché ha freddo. Eccolo che trema con la paparella sua. Eccolo che trema. Che è sta tremata? È freddo? Bravi! Tu sei troppo cattivo! Non ce la vorrete essere figli di Pizza! Non ho capito, zio, vieni qua, vieni! No, non ti ho sentito! No, non su già stai a mare, come ti butto a mare? Non ho sentito, vedi? Tu sei troppo fighissimo! No! No! Sei troppo? Hai visto il film lo squalo? Ti piace fare un protagonista? Ma non lo squalo però, eh!